Torna a parlare della Polizia Municipale senza pistola il responsabile nazionale del laboratorio sicurezza dell'Italia dei Valori, Aldo Di Giacomo, che è interessato della problematica, il ministro dell'Interno Minniti. Seguiamo la vicenda. In un periodo in cui i conflitti sociali, ideologici e religiosi si fanno sempre più presenti nel mondo moderno, il responsabile nazionale del laboratorio sicurezza dell'Italia dei Valori, Aldo Di Giacomo, si batte perché la polizia locale sia dotata di un'arma, la classica pistola, già in dotazione di tutte le altre forze di polizia e dei carabinieri. A tal riguardo ha incontrato il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico ed ha indirizzato una nota al ministro dell'Interno Marco Minniti. Ho inviato una lettera a tutti i prefetti d'Italia la scorsa settimana e questa mattina ho incontrato il prefetto di Campobasso, alla quale ho chiesto di fare un percorso di sensibilizzazione nei confronti del sindaco e dell'amministrazione comunale, perché da loro dipende l'utilizzo dell'arma o meno. C'è da dire che a livello nazionale un po' tutti i vigili urbani sono, tutte le amministrazioni hanno provveduto e di questi giorni la notizia di eventi critici, di mancate violenze, tentativi di violenza, le quali sono state evitate solo grazie all'intervento dei vigili urbani, perché c'è da dire questo, che rispetto a qualche anno fa, che il vigile urbano era soltanto colui che faceva la multa, oggi il vigile urbano è colui che sta sui territori ed è quello più immediatamente a contatto effettivamente con le zone magari anche più a rischio. Ciò significa che bisogna avere una possibilità di intervento e qualora dovesse essere utile avere a disposizione un'arma ed avere a disposizione delle manette per consentire di effettuare arresti o di difendere se stessi o altri da eventi eccezionali, quali possono essere quelli che negli ultimi periodi stanno creando il terrore in giro per tutta Europa. Io ritengo che l'amministrazione debba adeguarsi a questo anche in considerazione del fatto che le disposizioni per le forze dell'ordine diventano sempre più cogenti. Ci sono disposizioni che dicono che i poliziotti, i carabinieri, le forze dell'ordine in borghese devono portare l'arma con sé, evidentemente per garantire un maggior controllo del territorio e una maggiore capacità di intervento. Allora, se questo è vero come è vero ed è giusto, dall'altra parte è impensabile che i vigili urbani vadano in giro disarmati. Per questo io mi sento di non condividere l'aspetto pacifista del sindaco di Campobasso, ma come degli altri pochi comuni che sono rimasti.